Hola amigos, sean todos bienvenidos a nuestra clase de italiano. Hoy estaremos aprendiendo y practicando el idioma con una pequeña historia. Para ello vamos a dividir la clase en cuatro partes. Primero vas a escuchar una historia para entrenar el oído. En la segunda parte vas a escuchar la historia y podrás leerla al mismo tiempo y verás cómo tu comprensión ha mejorado. En la tercera parte vas a escucharla, leerla y además leer la traducción. De esta forma vas a poder comprobar por ti mismo cuánto has entendido de la historia. Y para terminar, dedicaremos un minuto al vocabulario específico, al léxico. Suerte, vamos, gracias a todos. Escucha el audio atentamente. Quando io e mio marito siamo arrivati a Roma, ci siamo subito diretti all'albergo in via Veneto, qui alcuni giorni prima avevamo prenotato telefonicamente una camera matrimoniale per un soggiorno di tre notti. L'albergo, a quattro stelle, ci è sembrato subito molto bello ed elegante. Alla reception ci hanno fatto lasciare i documenti e ci hanno assegnato la camera numero 134 ci hanno chiesto se desideravamo una pensione completa o una mezza pensione. Abbiamo scelto la pensione completa. Ci hanno poi comunicato gli orari per la prima colazione, il pranzo e la cena. Un ragazzo dell'albergo ha preso i nostri bagagli e li ha gentilmente portati in camera. La nostra camera era molto spaziosa. Aveva un bagno con doccia e asciugacapelli e c'era anche un terrazzino da cui si poteva ammirare una splendida vista di Roma. Ho subito aperto la valigia e sistemato i vestiti nell'armadio, mentre mio marito accendeva la televisione e provava il collegamento a internet dato che cominciava a fare molto caldo, ho acceso il condizionatore e mi sono rilassata sulla comoda poltrona a fianco al letto finché non è arrivata l'ora di cena. Io e mio marito siamo scesi con l'ascensore al piano terra, dove si trovava il ristorante dell'albergo. Gli antipasti erano serviti a buffet, mentre per i primi piatti. I secondi piatti, il dolce e la frutta, il servizio era al tavolo. Il cameriere ci ha servito dell'acqua frizzante e del tottimo vino rosso. Dopo cena siamo andati a fare una passeggiata in via condotti e abbiamo mangiato un gelato in piazza di Spagna. A continuazione, le e escucha la storia. Quando io e mio marito siamo arrivati a Roma, ci siamo subito diretti all'albergo in via Veneto, qui alcuni giorni prima avevamo prenotato telefonicamente una camera matrimoniale per un soggiorno di tre notti. L'albergo, a quattro stelle, ci è sembrato subito molto bello ed elegante. Alla reception ci hanno fatto lasciare i documenti e ci hanno assegnato la camera numero 134. Ci hanno chiesto se desideravamo una pensione completa o una mezza pensione. Abbiamo scelto la pensione completa. Ci hanno poi comunicato gli orari per la prima colazione, il pranzo e la cena. Un ragazzo dell'albergo ha preso i nostri bagagli e li ha gentilmente portati in camera. La nostra camera era molto spaziosa. Aveva un bagno con doccia e asciugacapelli e c'era anche un terrazzino da cui si poteva ammirare una splendida vista di Roma. Ho subito aperto la valigia e sistemato i vestiti nell'armadio mentre mio marito accendeva la televisione e provava il collegamento a internet. Dato che cominciava a fare molto caldo, ho acceso il condizionatore e mi sono rilassata sulla comoda poltrona a fianco al letto finché non è arrivata l'ora di cena. Io e mio marito siamo scesi con l'ascensore al piano terra, dove si trovava il ristorante dell'albergo. Gli antipasti erano serviti a buffet, mentre per i primi piatti, i secondi piatti, il dolce e la frutta e il servizio era al tavolo. Il cameriere ci ha servito dell'acqua frizzante e del tottimo vino rosso. Dopo cena siamo andati a fare una passeggiata in via condotti e abbiamo mangiato un gelato in Piazza di Spagna. Ora tendrà il testo in spagnol y in italiano. Quando io e mio marito siamo arrivati a Roma, ci siamo subito diretti all'albergo in via Veneto, qui alcuni giorni prima avevamo prenotato telefonicamente una camera matrimoniale per un soggiorno di tre notti. L'albergo, a quattro stelle, ci è sembrato subito molto bello ed elegante. Alla reception ci hanno fatto lasciare i documenti e ci hanno assegnato la camera numero 134. Ci hanno chiesto se desideravamo una pensione completa o una mezza pensione. Abbiamo scelto la pensione completa. Ci hanno poi comunicato gli orari per la prima colazione, il pranzo e la cena. Un ragazzo dell'albergo ha preso i nostri bagagli e li ha gentilmente portati in camera. La nostra camera era molto spaziosa: aveva un bagno con doccia e asciugacapelli e c'era anche un terrazzino da cui si poteva ammirare una splendida vista di Roma. Ho subito aperto la valigia e sistemato i vestiti nell'armadio mentre mio marito accendeva la televisione e provava il collegamento a internet. Dato che cominciava a fare molto caldo, ho acceso il condizionatore e mi sono rilassata sulla comoda poltrona a fianco al letto finché non è arrivata l'ora di cena. Io e mio marito siamo scesi con l'ascensore al piano terra, dove si trovava il ristorante dell'albergo. Gli antipasti erano serviti a buffet, mentre per i primi piatti, i secondi piatti, il dolce e la frutta e il servizio era al tavolo. Il cameriere ci ha servito dell'acqua frizzante e del tottimo vino rosso. Dopo cena siamo andati a fare una passeggiata in via condotti e abbiamo mangiato un gelato in piazza di Spagna. Per finalizzar, vamos con il vocabolario. Albergo, alberghe, hotel. Quattro stelle, quattro estrellas. Prenotazione, riserva. Reception, reception. Hall, hall. Documenti, documentos. Chiave, llave. Camera singola, abitazione simple. Camera doppia, abitazione con due camas. Camera matrimoniale, Habitación matrimonial, bagaglio, equipaje, valilla, maletas, valijas, parquejo, estacionamiento, posto auto, lugar para el coche, armadio, armario, baño, baño, docha, ducha, asugamani, toallas, asugacapelli, Secapelo. Televisione. Televisión. Telecomando. Control remoto. Frigobar. Frigobar. Área acondicionada. Aire acondicionado. Centralino. Recepción central. Sveglia. Despertador. Lavandería. Lavandería. Ascensore. Ascensor. Piano terra, planta baja. Prima colación, desayuno. Pranzo, almuerzo. Cena, cena. Mezza pensione, pension, media pensión. Pensión completa, pensión completa. Ristorante, restaurante, restaurante. Servicio en cámara, servicio a la habitación. Servizio al tavolo, servizio alla mesa Buffet, buffet Antipasto, entrada Primo pla, piatto, primeros platos Secondo piatto, secondo o central Contorno, guarniciones Acqua naturale, agua naturale Agua frizzante, agua con gas, vino rosso, vino tinto, bebande, bebidas. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí y si quieres más contenido como este, no olvides suscribirte para seguir mejorando tu italiano. Gracias y hasta la próxima.